18 postazioni con defibrillatori automatici esterni e oltre 300 custodi formati per far fronte alle prime esigenze connesse a un evento di arresto cardiaco. Con queste cifre, i Musei Vaticani si presentano come una delle più grandi aree museali interamente cardioprotetta. Il progetto, ideato e realizzato dai Musei della Santa Sede e dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si propone così di vegliare sugli oltre 6 milioni di turisti che ogni anno visitano i tesori pontifici e di promuovere la cultura del primo soccorso. Con noi Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e Diego Ortuso, ispettore capo del Corpo di Custodia dei Musei Vaticani. Esperienze di defibrillatori collocati su ampie aree, ma non associati a un percorso formativo anche della popolazione generale, si è visto che non incrementano realmente la sopravvivenza e la prognosi dei pazienti affetti da arresto cardiaco. Cioè, la soluzione ottimale e migliore è chiaramente l'integrazione della formazione, della conoscenza, della certificazione secondo percorsi accreditati come quello che si è realizzato nei Musei Vaticani, associato all'impianto e alla collocazione di defibrillatori in più punti, in questo caso delle gallerie dei Musei Pontifici. Grazie alla sensibilità dei superiori siamo riusciti a formare tutto il corpo di custodia per poter intervenire sia con un massaggio cardiaco sia, quando c'è necessità, con il defibrillatore. Tutti i settori, sono 18, sono stati coperti da postazioni di defibrillatore. Il corso è durato 6 ore per ogni singola persona, anche se è stato fatto a gruppi di 6-8 persone. Al termine del corso veniva fatto un esame singolo, non tutti quanti insieme, e soltanto dopo aver superato, quindi chi veramente ha carpito le nozioni del corso, poteva entrare in possesso di un tesserino che ha una validità di 2 anni a livello internazionale. L'iniziativa, a cui hanno preso parte anche il governatorato dello Stato della Città del Vaticano nella sua direzione di sanità e igiene e il centro di formazione dell'American Heart Association, permetterà, nel caso di un evento critico come un arresto cardiaco, un intervento tempestivo, aumentando le percentuali di sopravvivenza e dando la possibilità di attendere più a lungo l'arrivo dei soccorsi. L'intervento precoce, il BLS, l'avvio di una rianimazione cardiopolmonare fa sì che gli organi vitali, il cervello, il cuore, vengano sostenuti da un circolo valido e di conseguenza una rianimazione cardiopolmonare di tipo avanzato abbia poi un esito favorevole. L'intervento precoce triplica la possibilità di sopravvivenza e ogni minuto di ritardo riduce la possibilità di sopravvivenza fino al 10%. Di conseguenza sono numeri considerevoli, non solo nel salvare una vita, ma nel migliorare l'esito della vita salvata.